Ciao ragazzi! Il video di oggi è frutto di una collaborazione con Edizioni PM e una giovane scrittrice di fama internazionale, Emanuela Valentini. Emanuela mi ha contattato per parlarmi del suo ultimo romanzo, Le Segnatrici, uscito in Italia solo un paio di settimane fa e disponibile attualmente in tutte le librerie e gli shop online. Un thriller mozzafiato, il cui tema centrale è una figura tradizionale italiana che in pochi conoscono, ma che ha ancora un grande peso nella zona dell'Appennino tosco-emiliano, la segnatrice. Devo ammettere che non avevo mai sentito parlare di queste guaritrici. Sì, perché lo scopo di una segnatrice è quello di curare, ma per farlo deve spesso affrontare il male faccia a faccia e viverlo sulla propria pelle. E questo è forse ciò che la rende una figura particolarmente inquietante. Per scrivere il suo romanzo, Emanuela ha studiato a fondo queste figure e ha raccolto la testimonianza di molte persone che hanno potuto beneficiare dei loro poteri taumaturgici. Le segnatrici sono davvero persone dotate di un dono speciale? O la loro capacità di guarire potrebbe avere una spiegazione più razionale? Ecco quindi, Segnatrici contro il male, un'inquietante tradizione italiana. Iniziamo con una definizione. Il segnatore, o segnatrice, è un guaritore dell'Appennino emiliano. Il suo compito è quello di curare, e per farlo utilizza delle formule e degli scongiuri, alcuni del tutto pagani, che sembrano veri e propri incantesimi, altri pseudo-religiosi. Tuttavia, l'associazione con la religione venne introdotta nel periodo dell'Inquisizione, proprio per evitare che le donne fossero accusate di stregoneria. In verità questa pratica è molto più antica e di origine pagana. In genere, le formule durante le sedute sono ripetute 3 volte o nei multipli di 3, 6 e 9. Intanto le mani fanno dei segni che possono essere cerchi piccoli o grandi per legare e strozzare il male o croci per spaventarlo e farlo scappare via come si fa coi diavoli. Una segnatrice si trova ad affrontare ogni giorno orzaioli, verruche, fuoco di Sant'Antonio, bruciature e dolori. A volte interviene anche per curare l'itterizia, le emorragie nasali, le parassitosi o la stomatite. Ma ciò che rende questa figura inquietante è la sua capacità di curare anche malattie invisibili, come la paura, il malocchio. Ci sono poi minacce sconosciute dal genere umano da cui proteggersi. Per esempio, il raggio di sole che toglie le forze, oppure l'anima caduta. Sì, perché, secondo la credenza popolare, l'anima di un uomo può cadere per terra e perdersi, e sta alla segnatrice recuperarla. Un viaggio che la porta nell'altro mondo, all'interno della realtà invisibile, dove l'anima rimane intrappolata. Si tratta quindi di una figura in bilico tra una semplice guaritrice del corpo è una donna capace di intervenire direttamente sulle affezioni che si presentano nel mondo immateriale. Per questo in molti le temono. Chi è capace di togliere un male può anche metterlo. Ma quali sono le tecniche che usa una segnatrice per curare il suo paziente? Oltre alle formule e ai segni, che sono basilari, utilizzano anche dei pezzi di spago per misurare le parti del corpo malate e ristabilire gli equilibri. Monetine, medagliette con le effigi della Madonna e dei Santi, oppure delle erbe. Quest'ultime devono essere assolutamente selvatiche, non coltivate da nessuno, perché solo quelle contengono il potere curativo. Erba mai piantata mostra la virtù che ti fu data. Detto così, potrebbero essere considerate delle streghe buone, vero? In verità, sull'Appennino, la differenza tra segnatrici e streghe è molto chiara. Quest'ultime sono figure malvagie che provocano i mali che le segnatrici sono solite curare. Malocchi, maledizioni, soprattutto su bambini e animali. Mucche che al posto del latte danno sangue, bambini che invecchiano, si rinsecchiscono, si consumano fino a morire, perché toccati dagli occhi della strega. Tuttavia la segnatrice è costretta comunque a vivere a contatto con il male. La caratteristica più interessante della tradizione della segnatura è che le segnatrici per scacciare il male
parlano il suo stesso linguaggio. Riescono cioè a riconoscerlo, a dargli un nome e quindi a toglierlo dalla persona o dall'animale colpiti. Purtroppo però non hanno il potere di distruggerlo del tutto. Quindi gli lasciano una via di fuga, che può essere un secchio d'acqua, che poi versano per terra lontano da casa, o un oggetto che poi viene bruciato. Come vi dicevo, durante il suo lavoro di indagine, Emanuele ha avuto la possibilità di parlare con diverse persone che hanno sperimentato sulla loro pelle il potere di guarigione delle segnatrici. Qui di seguito vi riporterò le esperienze più singolari che ha avuto modo di conoscere e che ci faranno capire ancora di più l'importante ruolo che svolgono queste figure all'interno della comunità. Per ovvie ragioni di privacy, però, assegnerò ad ognuna di queste persone un nome fittizio. Ecco cosa ci racconta Emanuela. I casi di guarigione attribuiti alle segnatrici sono moltissimi, ma in Emilia-Romagna sono tutti restii a parlarne. Devono veramente fidarsi di te e sapere chi sei per raccontarti storie e segnature. Arianna, che vive con la sua famiglia in un paesino sopra Modena, mi racconta che 3 anni fa la sua nipotina ha sviluppato un herpes al occhio sinistro, che nonostante le cure continuava a tornare, mettendo a rischio la vista della bambina. Decide così di rivolgersi a una donna dei segni, che la cura, facendola tornare ogni mattina all'alba per 7 giorni. L'herpes non solo è guarito, ma non è più tornato. Erika di Imola mi racconta che in passato soffriva moltissimo di ernia iliacale e che anche dopo l'intervento quella era tornata a tormentarla. Qualcuno però in paese le aveva parlato di un uomo che sapeva tirare su quella che loro chiamano l'anima dello stomaco e Emma lo ha cercato. Il segnatore le ha misurato lo stomaco con uno spago, ha recitato le parole segrete e ha disegnato i segni nell'aria. Le ha chiesto di tornare per 3 sere di seguito, dopo il tramonto, e ha ripetuto i gesti sempre uguali. Infine è uscito di casa, le ha legato lo spago intorno al tronco di un alberello rinsecchito, con molti nodi, dicendo che così il male non sarebbe più riuscito a liberarsi, proprio come in una specie di esorcismo. I mali, quindi, vengono visti non solo come patologie, ma come veri e propri diavoli da scacciare e mandare altrove, da spaventare e da rendere innocui. Da quel momento Erika non ha più sofferto di ernia iatale. E l'ultima storia che voglio raccontarvi è quella che quando mi è stata raccontata mi ha fatto venire letteralmente i brividi. Cinzia, residente a Parma, ricorda che quando suo figlio era piccolo si era preso il fuoco sacro su un braccio e che sua madre, quindi la nonna del bambino, lo aveva voluto portare a far vedere da una segnatrice esperta di quella patologia. La segnatrice curò il bambino, ma prima che i due andassero via, disse alla donna che lo aveva accompagnato: «Lui guarisce presto, ma tu vai subito a fare dei controlli, perché sei in pericolo di vita». La donna fece uno screen e scoprì di avere un grave problema di salute. Purtroppo, come la segnatrice aveva predetto, era ormai troppo tardi. Forse alcuni di voi avranno messo in relazione queste figure con le moderne chiromanti o i presunti sensitivi che sfruttano spesso la delicata situazione di una persona con il fine di trarne un vantaggio, quasi sempre di natura economica. La segnatrice però non lo fa per soldi, non chiede mai e non pretende di essere pagata per la segnatura, ma è regola non scritta che si dia sempre qualcosa in cambio e lei non può rifiutare, sia che si tratti di una bottiglia di vino che di una somma di denaro. Alcune di loro donano le offerte in denaro alla chiesa o a enti di beneficenza, perché la segnatura è una virtù. Alcuni di loro raccontano che è estremamente stancante segnare i mali e che alla lunga l'attività le consuma, ma nonostante tutto non dicono mai di no, a meno che qualcuno non si rechi da loro con una malattia gravissima. Loro non sono guaritrici da spot televisivo, lavorano nelle loro cucine e curano solo quello che si può curare. Ed è a questo punto però che è necessario farsi una domanda. I casi che abbiamo visto sono la prova che le segnatrici siano in possesso di poteri soprannaturali? I segni curano davvero il male? Chi crede ciecamente nel potere di guarigione di queste donne
o che avesse davvero superato una situazione difficile grazie al loro intervento, sarà più propenso a parlare di un dono divino. Ma non va dimenticato il potere della nostra mente. Detto questo, non è possibile pensare che le persone effettivamente guarite dalle segnatrici riponessero così tanta fiducia nella loro capacità da aver innescato un meccanismo che ha permesso loro davvero di sconfiggere la malattia. La chiave del successo di una segnatrice non risiede forse nel grado di fede e suggestionabilità dei soggetti che ricorrono a lei. A voi l'ardua sentenza. Ringrazio Emanuela Valentini e Edizioni PM per avermi aiutato a farvi conoscere queste misteriose figure. E vi ricordo che, se amate thriller e volete farvi correre un brivido lungo la schiena in queste calorose giornate estive, il suo romanzo, Le segnatrici, vi aspetta in libreria. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.